Caputi, sono medico della medicina interna di Cesena, sono responsabile della struttura semplice di reumatologia. Ho vissuto quindi in diretta l'esperienza Covid durata 3 mesi per il nostro reparto. Tutto è nato intorno il 10-11 di marzo, quando all'improvviso la sensazione che tutti noi abbiamo vissuto era quella di partire per il fronte, nel senso che avevamo di fronte una cosa ignota, non avevamo idea di come si sarebbe comportata, abbiamo capito rapidamente che si sarebbe anche comportata male, mi riferisco alla malattia, e improvvisamente da un reparto di pazienti in medicina interna siamo diventati uno e poi più reparti di polmoniti Covid. Quando parlo di partire per il fronte dico che la sensazione nettissima era che non potevamo dire sì o no. Era una chiamata a cui dovevamo dare una risposta e toccava solo a noi. Questo io l'ho visto nei medici, l'ho visto nei miei colleghi, l'ho visto negli infermieri, l'ho visto negli OS. C'è stato un momento che il mio reparto aveva più di 100 persone che lavoravano e ruotavano. Non abbiamo mai visto, da questo punto di vista, una paura di non farcela o il fatto di dire io non ci voglio più stare. Umanamente e professionalmente è stata l'esperienza in 30 anni di lavoro mio, ma di mio primario, di moltissimi operatori, l'esperienza in assoluto umanamente e professionalmente più potente, più dura, più profonda e più, se vogliamo, anche gratificante, non nel senso che ci siamo sentiti importanti, ma nel senso che ci ha proprio umanamente cambiato. E questo nell'ambito del lavoro è servito anche a cambiare professionalmente. Quello che è successo è che da una parte c'era una paura inizialmente potente, folle in certi momenti, perché veramente non sapevamo cosa sarebbe successo, e a questo si associava umanamente la disumanità di questa malattia. I pazienti partivano da casa, non sapevano se potevano tornare a casa, e si staccava qualsiasi rapporto con i parenti, se non tramite il telefono e il tablet, quando sono arrivati i tablet, per poter colloquiare, almeno vedersi. Ma quello che abitualmente è la vita, la parte umana del ricovero di un paziente, cioè l'assistenza dei parenti, la nostra assistenza, il dare una pacca sulle spalle, l'abbraccio, la carezza, oltre al discorso delle terapie, quello improvvisamente è diventato un'altra cosa. Per cui noi abbiamo vissuto il dolore dei pazienti e la paura dei pazienti, abbiamo vissuto la nostra paura di tornare a casa e non sapere che cosa avremmo portato a casa. Abbiamo vissuto il dolore e la sofferenza dei familiari che ci chiamavano a tutte le ore. E poi c'erano degli orari che erano purtroppo gli orari in cui dovevi comunicare che le cose andavano male, che erano veramente a qualsiasi ora, e io personalmente ricordo figli e figlie che sono stati svegli tutta la notte aspettando quella telefonata. Dall'altra parte, umanamente, è stata una cosa incredibile di cui io rendo grazie, ma molti di noi. Contava solo essere qui e esserlo nel modo più efficace possibile. Paradossalmente eravamo più preoccupati a stare a casa. Tutti noi a casa hanno avuto una vita isolata. Questa è una malattia che colpisce i polmoni e, oltre ai polmoni, molti altri organi quando va male. Ma è una malattia che ti parla con gli occhi. Noi l'unica cosa che potevamo vedere erano gli occhi. I pazienti non sapevano chi eravamo se non guardandoci negli occhi, perché erano vestiti e perché tutti eravamo vestiti uguali. Ed è una malattia in cui, se io dovessi dire che adesso riconosco le 100 più persone che sono state lì da noi, molti erano ragazzi giovani appena presi, laureati, eccetera, se devo dire che li riconosco in giro, no, ma se li guardo negli occhi, forse sì.